amici, un evento straordinario questa sera. Io sono con Dennis De Fina, titolare della concessionaria delle supercar Golden Garage, direttamente in strada Carignano 54. La serata sarà dedicata ad una protagonista d'eccezione, alla nuova Nissan. Lo vuoi dire tu? Assolutamente sì, la nuova Nissan 350Z motorizzata 4.7 Maserati del team Daba, una vettura che verrà utilizzata per il campionato drift italiano e sarà secondo me una bellissima stagione per tutto il team. Dennis, quanta passione e soprattutto quanta emozione per la serata? Tantissima per la serata, ma la passione in generale è quella che vivo da quando sono piccolo per tutte le corse. Lo vivo per le auto, lo vivo per le moto e sentire questo ambiente vivo mi rende felice. E tra tanti ospiti della serata sono riuscita finalmente a catturare l'attenzione di Davide Bannò, sicuramente il fondatore del team Daba e l'inventore della straordinaria e potentissima vettura che è qui proprio al nostro fianco, protagonista della serata. Allora Davide, subito una domanda: come nasce il team Daba e con quale scopo? Il team Daba nasce nel lontano 2004, ho deciso nel 2004 di fondare questo mio team proprio per entrare a far parte di questa disciplina che era appena arrivata in Italia. Ho iniziato con una Nissan Silvia a trazione posteriore, perché il drift si fa solo con trazione posteriore, e poi pian piano negli anni mi sono trasformato, mi sono migliorato grazie anche all'aiuto di tanti sponsor come ad esempio lo storico Santero 958. Ho acquistato delle Nissan 350Z e ora diciamo corro con queste vetture con delle potenze molto elevate nel campionato italiano e qualche gara di campionato europeo. E ora amici, in esclusiva è un vero piacere parlare e di incontrare Elena Zianol, protagonista della serata, colei che ha portato al successo la grande Nissan 350Z, grandi successi soprattutto nel drift. Vogliamo dire ai nostri telespettatori a casa che cosa significa drift? Drift è innanzitutto una vera passione, ce l'hai dentro ed è una disciplina. Il drift è nato circa negli anni 50 in Giappone ed era una disciplina un po' particolare perché veniva, diciamo, praticata illegalmente. Infatti c'erano dei ragazzi che si riunivano vicino alle cime dei monti, nei tornanti, e si sfidavano a colpi di sbandata. Quindi cosa vuol dire? Intraversare una macchina, andare di traverso e non andare solo di velocità e andare dritto. È una tecnica molto molto particolare. Grazie Elena, in bocca al lupo per il tuo successo.